Buonasera a tutti bambini, sono la maestra Silvia della scuola elementare di Ciggiano. Stasera vi voglio leggere una favola dal titolo La volpe e la cicogna. Una volpe incontrò nel bosco una cicogna e in uno slancio di generosità la invitò a cena a casa sua. La cicogna era affamata e non vedeva l'ora di assaggiare le specialità della volpe. Arrivò l'ora di cena e venne servita una profumata e invitante minestra. «Buon appetito!» disse la volpe. La minestra era stata versata in due piatti bassi e larghi. La cicogna beccava, ma non riusciva a gustare neppure una goccia di quel cibo squisito. La volpe rideva sotto i baffi mentre mangiava tranquilla. La cicogna non fece notare il suo disappunto, ringraziò e ricambiò l'invito. Il giorno dopo la volpe si presentò affamata a casa dell'amica. La tavola era imbandita elegantemente, tutto intorno si diffondeva un profumo invitante, ma, amara sorpresa, il cibo era stato servito dentro due vasi molto alti, dal collo largo e stretto. «Buon appetito!» disse la cicogna. La volpe provò a infilare il muso nel vaso, provò e riprovò, ma inutilmente. La cicogna, invece, con il suo lunghissimo becco, mangiò entrambe le porzioni. «Ora siamo pari!» commentò seria la cicogna. La volpe non ebbe il coraggio di rispondere, ma capì la lezione. Ciao, a presto!